Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo video. Claudio in sottofondo che suona, io sono già pronta per andare dal parrucchiere finalmente. Parto tra un quarto d'ora circa, intanto abbiamo già mangiato, siamo andati in piscina questa mattina con Ale. Daniele non è andato dal barbiere perché ieri sera non è stato tanto bene, ha dormito poco e quindi ha avuto un po' di coliche. E quindi oggi niente parrucchiere, si è riposato, andremo settimana prossima. Martedì è il suo compleanno, compie 12 anni. E adesso vedo se organizzare qualcosa già martedì sera per cena oppure se fare qualcosa sabato, insomma, adesso mi organizzo. Intanto mi ha già commissionato la torta e se riesco vi lascio una fotina qui da vedere e la farò io, come sempre. E magari mi filmo anche la clip così vi faccio vedere come la faccio, adesso vedo. Adesso vado a finire di prepararmi, dopodiché vado dal parrucchiere, se riesco faccio qualche clip, altrimenti ci vediamo dopo con la mia nuova capigliatura, speriamo in bene, tanto peggio di così non può essere. Niente, vado, ci vediamo dopo, intanto i ragazzi sono su che fanno i compiti insieme, parliamone. E oggi, stamattina, hanno piantato le piantine di pomodori perché Daniele ha detto che vuole provare a piantare le piantine perché quest'anno ha deciso che vuole fare l'orto. Vediamo un pochino come va. Intanto ci sta provando. Si è messo il suo vasetto con i semini su in camera, poi lo annaffia, lo tiene lì perché ovviamente se lo mette fuori ormai siamo verso l'inverno, quindi la piantina di pomodori è difficile che esca. Però ha detto che se lo tiene in cameretta vediamo cosa ne viene fuori. E basta, vado a mettermi la giacca e vado. Noi ci vediamo tra un attimo. Allora, sto mettendo ancora questa giacchetta qui, leggera, perché al pomeriggio fa ancora abbastanza caldo. Anche stamattina invece si gela perché ci sono tipo 9 gradi, qualcosa di simile. E quindi faccio sempre il cambio giacca anche quando porto i bambini a scuola. Adesso andiamo a farci belle. E invece no, perché non ho preso le chiavi della macchina. Yeah. Torniamo indietro. Allora, sono molto arrabbiata perché stamattina ho lasciato la mia macchina a Claudio e l'unica volta che la prende lui mi ha rotto il portachiavi che avevo nelle chiavi della macchina, che mi hanno regalato i miei bambini a Natale l'anno scorso. E mi dispiace tantissimo perché, a parte che mi piaceva veramente tanto, ma è il regalo dei miei bambini. E porca miseria, non sa neanche dove è finito il pezzo che si è staccato, quindi mi girano già. Adesso provo poi a vedere se lo ritrovo in macchina. Era molto carino, un portachiavi di Stroilli con il quadrifoglio tutto brillantinato. Che pizza! Ci tenevo proprio tanto. Adesso vedo poi di capire se è caduto da qualche parte perché mi ha lasciato la chiave così, senza niente. Vabbè, ci penserò al ritorno. Oggi abbiamo un amico gatto che è venuto a trovarci. Stiamo cercando di farci amicizia. Sei riuscito? Eh? Lui vuole giocare, si vede che ha trovato un grillo. Vedi che vuole giocare? Stai attento, eh? Ok. Fanno il carezzo, vedi perché? Piano. Piano, Ale, devi essere delicato perché se lui si spaventa ti graffia. Vedi che gioca?
Ed eccomi qui con i miei capelli nuovi, li ho tagliati un pochino, cioè ho tagliato un po' le punte e ho fatto il colore, li ho schiariti ancora un po' e ho fatto le mesh alla base. Adesso man mano che poi la mia base cresce, dovrebbero essere un pochino più uniformi, però mi piacciono molto. Allora, vado a mettere a lavare la roba della piscina perché sono arrivata adesso e ovviamente è rimasta lì. E vado a mettere un goccino di sapone alga, anzi no, vado a mettere il Mrs. Meyer, questo qui. Aspettate che cambio mano, proprio un goccio, basta, perché tanto la roba è praticamente pulita. Mamma mia, che disastro, devo proprio pulire anche la lavanderia e sistemare un attimo perché fa pena. Allora, facciamo un lavaggio rapido, 15 minuti direi. Mille. Ok, vado a mettere il Mrs. Meyer, giusto un goccio, in modo che comunque dia una lavata. E poi sistemo questo pasticcio. Ok, piano pulito perché era veramente in uno stato indecente. Adesso è sistemato. Allora, già che sono in lavanderia, volevo parlarvi un attimo di questo Lenore che ho visto su diversi profili, su Instagram e anche qui su YouTube delle mie colleghe che lo utilizzano più che altro per le lenzuola, quindi per il letto. Dopo aver lavato le lenzuola e averle asciugate, un po' spiegazzate, vanno nel letto, si spruzza questo, si stendono bene e le pieghe vanno via. Scusate la lavatrice in sottofondo, ma l'ho appena accesa, come avete visto. Io l'ho utilizzato anche sui jeans. Allora, sapete che io non stiro niente, però ogni tanto ci sono quei jeans che sono un po' più sottili rispetto ai jeans normali, che magari in asciugatrice rimangono un po' spiegazzati. Allora, cosa ho fatto? Ho spruzzato un po' di Lenore sulle gambe dei jeans e poi li ho messi su. E dopo, boh, 10 minuti le pieghe erano completamente scomparse e in più lascia un profumo pazzesco. Quindi top. E l'ho utilizzato anche sulle camicie di Claudio perché di solito lui le porta in lavanderia. L'altro giorno ne ho messe due in lavatrice e le ho lavate e poi le ho asciugate e sono venute abbastanza bene, se non che le maniche erano un po' spiegazzate. Allora ho spruzzato le Lenore anche sulle maniche delle camicie, le ho messe sugli appendini nell'armadio e sì, sono andate via tutte le pieghette. Quindi questo prodotto qui è veramente valido, mi piace moltissimo, ha un profumo pazzesco, so che c'è forse anche la versione alla vaniglia che è dorata se non sbaglio. Adesso vado via da qua perché sta la lavatrice in sottofondo che continua a tirare dentro acqua, ci sono tre cose, lavaggio da 15 minuti, questa continua a tirare dentro acqua, cosa tiri dentro acqua? Come se avesse 8 kg di panni, perché? Vabbè, niente, anche lo scarico. Torno su, vado a sistemare la roba che si è asciugata nella lavastoviglie e ho due cose da lavare nel lavandino. Dopodiché Claudio è andato a prendere un po' di carnina perché stasera facciamo il barbecue. Quindi vado a portarmi avanti su queste due cose, altrimenti poi arriva che ho ancora tutto da fare e mi perdo poi la preparazione della carne. Non so che cosa prenderà, mi ha detto forse le alette di pollo o qualcosa di simile, o le salamelle forse voleva prendere, non lo so, dipende che cosa trova. Adesso che arriva comunque ve lo faccio vedere. Intanto qui scarica, tira acqua, scarica, vabbè. Allora, tornato Claudio, che cosa c'ho? Sì, ma ce n'è uno. Due. No, su quelli sono. Ma io voglio farmi il panino, non lo dog. Da qua. Uno. Me lo faccio solo io? Sono uno. Vabbè. Allora, mi ha portato. Sì, mi hai portato la salsiccia di suino piemontese. Ah, i verzini sono delle mini salamelle queste. Vabbè, vanno bene per il panino piccolo. Poi ho preso carni dal mondo che non avevo mai visto il Carrefour, ma dove l'hai trovato?
Nel mondo. Nel mondo. Regno Unito, Scozia, però che cos'è? Non c'è scritto. C'è scritto dietro. Costata di bovino adulto, cioè ascolta, costata di bovino nano adulto. Ma no, non polemizzo, però carni del mondo contro filetto, questo è Argentina, Argentina ci piace e contro filetto anche ci piace. Va bene, quindi come le facciamo? Un abbraccio. Questo può essere difficilissimo da fare. Ok. Siamo passati dal gatto dove io devo disegnare.
Allora, mentre Ale fa i compiti, io faccio un po' di meal prep per questa settimana che sarò in ufficio. Qui abbiamo le coste, così le metto poi nei sacchettini. Ciao! E le metto poi nei sacchettini questi qui e le vado a mettere in freezer, almeno sono già a metà cottura e in settimana ci metto meno tempo poi a prepararle quando arrivo la sera. Allora, oggi a pranzo pasta al forno, la sto preparando, qui ho già messo la pasta con ragù, qui ho la mozzarella e qui ho il parmigiano, aspettate che vi metto qui a fianco a me così la facciamo insieme. Voilà, vado a mettere la mozzarella, poi metto un po' perché ci piace bella filante. Intanto sotto c'è il robottino che sta aspirando i pavimenti, dopo lo farò lavare. Ok, e adesso tantissimo parmigiano, così fa una bella crosticina che a noi piace molto. Voilà. Adesso la metto in forno ventilato con sopra il grill perché tanto è già quasi cotta, io la tolgo quando mancano 2 o 3 minuti di cottura, così quando la metto in forno fa solo la gratinatura e la pasta non scuoce. Quindi dicevo 210 gradi, forno ventilato con il grill sopra, così fa una bella crosticina. Ed eccola qua, appena messa in forno. Chiudo, così si cuoce e poi pranziamo. Allora, innanzitutto buona domenica, siamo al giorno dopo perché poi ieri non sono più riuscita a filmare. Abbiamo fatto il barbecue, abbiamo cenato, siamo stati un po' insieme. Abbiamo fatto un po' di karaoke con Alexa, ogni tanto ci prende il trip del karaoke con le canzoni tipo Bon Jovi, Queen. Così, e quindi ieri sera non ho più filmato, non era proprio il caso. E adesso ho preparato, come avete visto, la pasta al forno. Claudio ha la sua pasta integrale che mangerà col tonno, ma la faccio dopo quando è quasi pronta, così almeno mangiamo tutti insieme. Vado a preparare il tavolo, finisco di ritirare queste 2 cosine che ho qui sul fornello e le cose nel lavandino, così la cucina è sistemata. Oggi pomeriggio devo andare con Ale a prendere le scarpe da ginnastica perché quelle che ha sono un po' rovinate e poi per educazione fisica sono richieste le scarpe di ricambio, quindi ne prendiamo un paio nuove e intanto sotto c'è il robottino che passa, lo Yeti 2 Hybrid, è fantastico. Ho fatto un video dedicato, se non l'avete visto ve lo lascio qui sopra, andate a vederlo perché è veramente ottimo, ha una qualità pazzesca, aspira, lava, mappa le stanze, è veramente un ottimo accessorio, un compagno, un amico di pulizia lo chiamerei, perché dà una grossa mano in casa. Potete anche farlo partire quando non ci siete, così lui pulisce e quando arrivate la sera è già tutto a posto. Quindi sta andando, noi adesso andiamo a pranzare, poi ci prepariamo e usciamo a prendere le scarpe e noi ci aggiorniamo dopo. Oggi è una giornata splendida. Vi faccio vedere un attimo il giardino con l'erba che sta crescendo pian piano. Adesso dove manca l'abbiamo già riseminata perché in alcuni punti evidentemente o la pioggia o il vento avevano portato via i semini, quindi non è cresciuta, ma l'abbiamo già seminata nuovamente. Anche nella parte di qua sta crescendo. Abbiamo già messo il robottino tagliaerba al suo posto, così appena è il momento lo attiviamo. Vedete che anche qua manca in alcuni punti l'erba. Abbiamo già riseminato anche qui tutti i semini in modo che cresca omogenea. E basta.
sullo sfondo del mio giardino. Io vi saluto, adesso vado a prepararmi e in sottofondo sentite la mietitrebbia perché stanno tagliando il riso. E vado a prepararmi, dicevo, con Ale e andiamo a comprare le scarpe. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, un abbraccio.